No, io chiuderei osservando che quello che Meloni ha fatto con le navi delle ONG e questo psicodramma mi sembra molto simile a quello che Trump ha fatto quando fu eletto nel 2016 Sì. e ha subito dichiarato emergenza con i migranti. È veramente dal manuale di Steve Bannon. È quello che in inglese chiamerei un textbook case. Di quello che la destra estrema, xenofobo, anti-immigrante fa in ogni paese dove arriva al potere, e credo che sia contro gli interessi dell'Italia fare in questo modo attivista e rumoroso, e che l'Italia in questo momento non può permettersi, con il patto di stabilità che va rinegoziato e con il PNRR che deve ancora continuare, di alienare Germania e Francia e fare una guerra. E Allora. quindi credo che è un errore di giudizio dalla Meloni. Allora, Steve Bannon era il primo spin doctor del primo Trump, appunto 2015, campagna elettorale, poi 2016 elezioni. Peraltro Steve Bannon poi è stato, diciamo, Condannato giudicato per colpevole e reati, condannato, è sì. finito anche in galera. E va Ma bene. sai, Allora, posso chiudere un'ultima osservazione, Gerardo, ed è questo. sì. Per tutti gli amici di Trump in Europa, che siano la AfD in Germania, o Marine Le Pen in Francia, o L'estrema Orban in destra tedesca o Ungheria, francese, sì. o Italia anche, per tutti quelli che hanno in Italia anche ammirato Trump e hanno adottato la sua politica ruvida di politica identitaria molto dura, molto pesante, forse sull'autostrada della storia, loro hanno sbagliato l'uscita, perché Trump sarà presto nello specchio della retroguardia. E quindi attenzione per quelli europeisti che sono mini Trump o che vogliono imitare Trump sull'immigrazione, attenzione, non è più di moda.